che una si trovava e l'altra si trova ancora nel massimo campionato, insomma nel giro di pochissimi giorni hanno regalato grandissime delusioni, a cominciare dalla Bartoccini Fortifissi Perugia. E noi abbiamo qui in studio ospite il capitano Anastasia Guerra. Ben trovata Anastasia. E al suo fianco la palleggiatrice Giorgia Avenia. Grazie Giorgia. Grazie, con loro naturalmente parleremo di quanto accaduto nel campionato di Serie A1 femminile, che si è concluso con la retrocessione, come tutti sapete, della Bartoccini. Davvero un momento brutto, molto brutto, ma altrettanto spiacevole quanto accaduto poi nei giorni seguenti nella Superlega maschile, dove la Sir Susa Perugia ha chiuso con largo anticipo la sua corsa a scudetto, uscendo ai quarti di finale. Parleremo anche di questo, ma cominciamo con ovviamente la Bartoccini Fortifissi Perugia. Coinvolgo subito Anastasia per sapere come avete vissuto gli ultimi giorni, come hai vissuto questi ultimi giorni da sabato, quando c'è stata poi di fatto la retrocessione con la sconfitta casalinga contro Conegliano, a questi giorni qua? Sicuramente non sono stati giorni piacevoli, assolutamente, e devo dire che qualche ora di sonno l'ho persa. E purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, e poi devo dire che in primis ovviamente non si può quantificare chi soffre di più, chi soffre di meno, ovviamente, perché ognuno vive a modo proprio la situazione. Però io in particolar modo penso di averla veramente sentita in maniera profonda la cosa, e anche perché, ripeto, avevo molto investito appunto su questo club, rimanendo qui appunto anche questa stagione. E quindi per me è veramente un immenso dispiacere. Ecco, non a caso te l'ho chiesto, tu sei il capitano, la giocatrice più rappresentativa del gruppo. Da questo punto di vista, sconfitta con Conegliano, avevamo intravisto anche le immagini, una partita, Giorgia, dove alla vigilia l'esito era piuttosto segnato, no? Giocavate contro la regina del campionato, una squadra fortissima che anche quest'anno ha già vinto due trofei ed è ovviamente in corsa per lo scudetto. Quindi prima di giocare voi vi sentivate già un po' il destino segnato? Ricordiamo che nella gara precedente c'era stato poi il sorpasso in classifica di Pinerolo ai vostri danni, che vi relegava in penultima posizione, dunque in una posizione da retrocessione. Sì, ovviamente sapevamo che sulla carta non era assolutamente facile questa partita, quindi un pochino, secondo me, qualche pensiero c'è stato, però finché la partita non è finita ci credevamo lo stesso a poter fare qualche punto e quindi a raggiungere di riuscire a raggiungere Pinerolo poi in classifica. Anche perché poi Pinerolo ha perduto l'ultima in casa con Chieri, quindi sareste state, tra virgolette, artefici poi del vostro destino. Come lo siamo state tutto l'anno. Come lo siete state tutto l'anno. Ma infatti siamo qui un po' per tracciare anche un po' un bilancio, no, di questa stagione, per cercare di capire cosa non ha funzionato, Anastasia, perché la cosa, forse la beffa più grande, è proprio il fatto di non aver mai occupato una zona di retrocessione se non fino alla penultima giornata. È incredibile, davvero. Sì, se dobbiamo basarci diciamo sulla posizione in classifica, sì, oggettivamente ci siamo giocato di tutto le ultime due giornate praticamente. Però a mio parere i punti dovevano essere stati fatti molto, molto prima, non di certo l'ultima con Conegliano. Ecco. Purtroppo abbiamo sprecato diverse occasioni, sicuramente ognuno ha le proprie responsabilità. Perché tipo Macerata, per dire, adesso mi viene in mente qualcosa, Macerata, la stessa gara di Pinerolo, no? Sì, no, assolutamente, ma non solo quelle. Ecco, a mio parere per la squadra che eravamo avremmo potuto insomma raccogliere molti più punti, ecco, questo è poco ma sicuro. Questa credo sia proprio Macerata, vero? Sì. Ecco, questa, cioè, quando avete sciupato alcune occasioni come questa, insomma, non hai pensato che poi l'avreste potute pagare alla fine un conto molto salato? Lì per lì non c'era questa sensazione? Non è tanto questo, secondo me, perché figurati, noi atlete non è che entriamo in campo e oggi decidiamo sì, gioco bene, no, non gioco bene.
chiaramente eravamo molto consce dell'importanza di determinate partite. È logico che poi subentrano vari fattori, quest'anno comunque sicuramente è mancata anche un po' l'esperienza, l'età, ecco, sulla carta, e che sicuramente a mio parere può aver influito in determinati momenti di, diciamo, gestione magari della pressione, dell'importanza della partita. Perché oggettivamente comunque in palestra devo dire che quest'anno il gruppo era veramente formato da ragazze che non ha sempre spinto dal primo pallone all'ultimo, ecco, quindi purtroppo è andata così e ripeto, c'è veramente tanta amarezza. Questa è la squadra che vi ha fatto più male poi alla fine, no? Diciamo così, perché due partite all'andata finì questa qui 3-2 per noi. 3-2. Ecco, quindi due soli punti e loro ne hanno preso uno, ma al ritorno poi... quella che ricordi hai di quella partita lì? Purtroppo di una partita, a mio parere, sprecata letteralmente. Sicuramente eravamo in un campo ostico, perché comunque insomma la palestra Pinerolo non è un campo molto usuale, ecco, soprattutto anche per la tifoseria che hanno, che devo dire che è stata sotto quell'aspetto una bella partita, perché comunque il calore da parte dei loro tifosi per loro si è sentito parecchio. Avete accusato un po' sta cosa? Probabilmente sì, ti parlo, ovviamente provo a parlare anche un po' per il gruppo, ecco, sì, ovviamente sì. Perché poi io posso parlare per certo, Anastasia ovviamente, certo. Però... devo dire che eravamo partite molto bene il primo set e dopodiché ci siamo spente. Non saprei dire i motivi, perché sicuramente ce ne sarebbero più di uno da valutare. Una cosa che è accaduta spesso. Purtroppo sì, ci sono stati svariati cali mentali a mio parere durante la stagione, però ripeto, probabilmente anche legati alla non esperienza, perché comunque vuoi non vuoi il gruppo era molto giovane, tante atlete non hanno mai avuto comunque l'esperienza nel palcoscenico della 1, le stesse nostre straniere non hanno mai cavalcato questo tipo di campo, e purtroppo si sa, in Italia siamo a livello mondiale probabilmente i primi per quanto riguarda il livello, e c'è un motivo, nel senso che poi dalla prima squadra all'ultima, come si è potuto vedere durante la stagione, i risultati sono ballerini, cioè tutto può succedere, quindi non c'è mai nulla di scontato e di conseguenza poi si fatica. Non abbiamo parlato del coach, ma lo stiamo vedendo, perché vogliamo ascoltare l'analisi che lui ha fatto di questa retrocessione e poi ne parliamo con voi, vediamo. L'idea in questo momento per me è quella di fermarmi totalmente, farò l'estate in nazionale e poi fermarmi per un buon periodo, perché... Quindi rappresenta un congedo? Per me sì, poi vedremo insomma con la società cosa, ne parleremo sicuramente, perché poi loro si meritano tanto. Se devo fare uno sforzo sicuramente per Antonio, per Remo, per tutta la società, lo farei molto volentieri, perché mi hanno dato una grossa occasione che io non ho sfruttato. E la riconoscenza verso di loro c'è e ci sarà sempre. Le prime persone per cui sono dispiaciuto sono proprio Antonio e Remo, che sono due persone gigantesche che non meritano quello che è successo quest'anno. Allora, tre concetti, Giorgia. Il primo rappresenta un congedo, quello che l'affermazione che ha fatto. Vuole tirarsi fuori, evidentemente, questo sembrerebbe coach Bertini, dal futuro con la Bartoccini. Altra considerazione, non ho sfruttato questa opportunità, quindi si sente evidentemente molto responsabile di quanto accaduto. Terzo concetto, però per loro potrei fare anche uno sforzo. Che cosa hai capito te? Che sicuramente lo capisco, perché ho avuto due anni simili ai suoi, perché l'anno scorso con Roma è stata la stessa fine di quest'anno di Perugia, come la stessa fine di Trento per lui, quindi capisco che siano due anni difficili, perché questi pensieri arrivano a tutti fondamentalmente, perché quando non si vince si fa fatica durante tutto l'anno, poi è tosta soprattutto di testa, non tanto perché di fisico tu vai là e fai tutto l'anno così. Ma tu che lo hai avuto vicino, no? Come Anastasia, tutti i giorni, che cosa, quindi in vista del futuro, che cosa hai percepito? Non so, queste poi sono considerazioni che deve fare lui in primis, non so cosa possa pensare, dipende, poi magari quest'estate in nazionale riesce a ricaricarsi un po' di voglia di stare in palestra, e quindi magari cambierà idea. Ecco, perché infatti lui ha detto prima una cosa, Anastasia poi ha detto vabbè, dobbiamo parlare, io per loro potrei fare anche uno sforzo.
però mi sento responsabile, insomma, ne ha dette, ha detto anche qualche contraddizione poi nel discorso complessivo, no? Quindi tu che idea ti sei fatto? Resta, non resta, che farà? Guarda, ripeto, probabilmente bisognerebbe chiederlo a lui, cioè no, io ovviamente... Si è contraddetto. Sì, diciamo che comunque si vede che lui ha espresso quello che appunto in quel momento, anche evidentemente a livello proprio di emotività, insomma, si è sentito di dire. È logico che spesso questo mondo ti porta a essere anche magari un po' impulsivo a volte, e quindi probabilmente anche semplicemente un po' il cambiare ambiente quest'estate sicuramente lo potrà aiutare. E quindi insomma, però io credo, gli auguro... che debbano decidere prima, non credo che si deciderà dopo, cioè... Questo purtroppo, guarda, io non ho idea dei tempi, no, quindi... No, ma lo possiamo dire anche a favore, insomma, di chi ci ascolta. Evidentemente in queste settimane ci saranno dei colloqui e si stabilirà. Sì, sicuramente un po' più... adesso io presumo che appunto il club prenderà le proprie decisioni, farà le proprie valutazioni a riguardo, sicuramente anche con Matteo. Certo. E insomma, io auguro a tutti quello che posso fare, io augurare a tutti il meglio, perché credo che questo palcoscenico, questa regione, questa città si meriti veramente il meglio. Cosa che, ripeto, purtroppo quest'anno su tutti i fronti non è arrivato. E purtroppo però questo è lo sport, a volte va bene, altre volte va meno bene. E d'altronde da questa via non si può scappare. Ecco. Prima hai citato il fatto che è una squadra molto eterogenea, no? Con tante straniere anche quest'anno. Ne vogliamo ascoltare una in particolare, Aleksandra Lazić, che ha parlato proprio dopo la retrocessione. Think that... È stata una stagione molto complicata per tutta una serie di motivi. Abbiamo cominciato con delle giocatrici, poi alcune sono andate via e ne sono arrivate delle altre. Abbiamo avuto molti infortuni. Se avessimo avuto sempre lo stesso gruppo dall'inizio, forse le cose sarebbero potute finire diversamente. I tanti cambiamenti hanno destabilizzato, questo è il suo problema, diciamo, una delle spiegazioni che lei dà probabilmente di questo fallimento, no? Siete d'accordo, Giorgia? Sì, sono d'accordo parzialmente, nel senso che io e Ale Stasi comunque dall'inizio siamo state qua, quindi abbiamo potuto vedere tutte le trasformazioni, e specialmente per gli infortuni sono d'accordo con lei, perché è stato difficile in alcuni periodi allenarsi proprio in palestra, quindi avere un ritmo alto, perché ovviamente quando hai tante persone che devono recuperare fai fatica e poi vai a giocare contro squadre fortissime, contro Conegliano, Scandicci di turno. Quindi abbiamo fatto fatica in alcuni momenti, e quindi sì, sono d'accordo con lei. Per il fatto dei cambiamenti, sì e no. Beh, sono andate via due giocatrici a sì, gennaio, però comunque, no? Sì, poi dopo l'amalgama c'è stata, quindi era un po' dall'inizio. Sono d'accordo più per l'esperienza del campionato che per il fatto di cambiare giocatrici, anche se sono giocatrici in ruoli fondamentali, Non dico questo, però sì, sono d'accordo più per gli infortuni. Ecco, capitano, ma c'è il rammarico che qualcosa in più si sarebbe potuto fare? Ma questo l'ho già detto prima, assolutamente. C'è anche da dire che poi col senno di poi siamo tutti molto bravi, perché ovviamente si ha già quello che è successo e si possono fare eventuali paragoni, ecco. Però sì, devo dire che, ripeto, l'avevo già accennato prima, abbiamo un po' sprecato delle chance che per noi potevano poi diventare salienti e veramente importanti. Purtroppo, ripeto, ormai è passata la cosa. Avessi la bacchetta magica in questo momento, tornerei letteralmente all'inizio stagione per poter cambiare determinate cose, però purtroppo la realtà è un'altra. Poi tra l'altro la tua stagione è stata anche condizionata, no? Da una condizione fisica non sempre al top, no? Anzi... Sì, no, io quest'anno purtroppo, io spero che... che qualcuno la smetta di punzecchiare la mia bambolina voodoo, non lo so, però sì, non è stato assolutamente un anno fortunato per me fisicamente. Infatti ho avuto questo problema al ginocchio che insomma nel corso del girone di andata mi ha tenuta ferma parecchio. Poi si sa, per noi atleti purtroppo l'interrompere appunto la forma fisica, poi vuoi non vuoi ce la si porta dietro, perché ovviamente poi ti porta altri scompensi, e quindi a livello proprio fisico, muscolare, e quindi è sempre stata una sorta di rincorsa, di rincorrere la situazione per cercare di tamponare.
e sì, non sono mai arrivata sostanzialmente a dire sto bene, però insomma ho sempre cercato di dare il mio 1000 per 1000 sia come persona che come atleta, e spero insomma che sia arrivato questo perlomeno. Ecco, la stagione della Bartolcini Forti e Fissi si è conclusa perché il campionato è terminato, c'è la retrocessione, adesso la palla passa principalmente alla società per capire un attimo il futuro, ma magari di futuro qualcosa la società ci ha detto, beh, le giocatrici qualcosa vi possono anche anticipare per quanto riguarda le loro volontà, le loro cose, quindi tra poco ve lo chiederemo, però intanto sentiamo il numero uno, presidente Antonio Bartolcini, che cosa ci dice. Abbiamo sprecato troppe occasioni, troppe occasioni, in troppi momenti, bastava un po' più di attenzione, più che l'arrabbiatura è il rammarico che insomma, l'obiettivo era raggiungibile, però ci è sfuggito dalle mani in maniera veramente crudele, in maniera per colpa anche nostra soprattutto, per colpa di tutti, perché la colpa quando si retrocede è di tutti, a partire dal presidente, dallo staff, dalle giocatrici, evidentemente la miscela che si doveva creare non sono riuscito a crearla, però ecco, rammarico tanto perché insomma si pensava che comunque avevamo costruito una squadra che poteva tenere la categoria, e secondo me c'era, bisognava gestire meglio i momenti che abbiamo sbagliato, i momenti cruciali, perché abbiamo sprecato troppi punti durante il campionato, quindi la delusione è tanta insomma in questo momento. Erano convinti di aver allestito un roster che potesse restare in categoria, gli errori sono di tutti, ci si mette anche lui in prima persona, di lui, dello staff e quant'altro. Avete avuto già modo di confrontarvi col presidente Anastasia? Diciamo che ieri abbiamo avuto la nostra giornata dei saluti, è logico che quando poi ci si saluta magari si esprime un attimino quello che può essere proprio la propria sensazione, ma in realtà è sempre stato fatto durante l'anno, nel senso che c'è stata sempre molta comunicazione, ecco, perlomeno anche con me che ero diciamo un pochino il filo conduttore, ecco, tra comunque quello che poteva essere lo spogliatoio, lo staff, certo, e la dirigenza, certo. Essendo stata qui anche l'anno scorso comunque con la dirigenza ho un certo tipo di rapporto, quindi io ho sempre comunque espresso quella che poteva essere la mia visione. E comunque sempre, ripeto, come squadra, perché come avevo già accennato prima e come ha anche confermato Toccio prima, cioè ora, sostanzialmente come si perde e si vince, ma si vince e si perde sempre di squadra, ecco, quindi c'è sempre stato un confronto, si è sempre cercato di trovare insomma le adeguate soluzioni, ripeto, probabilmente non è bastato a quanto pare. Ma questo non vuol dire che io sono sicura che dal primo all'ultimo, per quanto riguarda questo club, veramente ci avevamo messo il cuore e l'anima tutti completamente. Poi, ripeto, purtroppo nella vita si possono fare degli errori, l'importante è insomma imparare e trasformare in lezioni. E l'importante, nella maggior parte dei casi, è anche sapersi rialzare. L'impressione, così la sensazione, parlando con il presidente, è che ci sia questa volontà di rialzarsi subito. E quindi che cosa dobbiamo attenderci dal futuro? Guerra potrà rappresentare un simbolo di questa società anche in A2, perché no? O non è un'idea francamente praticabile? Credo che purtroppo non sia praticabile questa idea, mi piacerebbe molto, ma più per appunto, ripeto, il legame che si è proprio instaurato, certo, con questa città, con tutta la dirigenza, e, ripeto, se potessi avere la bacchetta magica veramente cambierei tante cose, o perlomeno tornerei indietro un po' nel tempo. Però purtroppo credo, ed è proprio questa tanto della mia tristezza, insomma, è proprio legata a questa cosa qui, che purtroppo non potrò continuare qui a Perugia. E Giorgia invece, Giorgia Venia, che idea si è fatta e che prospettive ci sono? Qualcosa ci puoi anticipare, dai. Dell'idea della società credo che appunto sì, si voglia rialzare assolutamente, perché come ha detto lei se lo meritano davvero, quindi magari rifare subito una stagione, provare a rifare una stagione da protagonisti, no? Spero per loro che riescano, spero per loro sì, in primis. Io ancora non ho parlato con la dirigenza, quindi è da vedere magari nei prossimi giorni. Però il fatto che tu dica spero per loro ti prendi... Non precludo nulla. Non precludi nulla, quindi potremmo anche rivederti, diciamo... Se entrambe le parti lo vogliono, sì. Ok.
Benissimo, e allora adesso volevo coinvolgervi anche in un'altra grande delusione, no? Penso che abbiate seguito. Per la verità non vi ho visto sugli spalti del Palabarton, ma ho visto molte delle vostre compagne, magari mi sbaglio, c'eravate anche voi, nella partita decisiva, gara 5 dei quarti di finale tra la Sierra Susa Perugia e l'Allianz Milano. Non c'eravate, giusto? Non c'eravate. Ma aspettavate che finiva in questo modo? Non so, capitano. Diciamo che conoscendo un po', insomma, i ragazzi, li avevo visti un po' scarichi. È stata una stagione comunque lunga per loro, perché veramente per noi atleti questo tipo di calendario non aiuta assolutamente. E tenendo però conto... lo è per tutti, no? No, assolutamente, assolutamente. Purtroppo, ripeto, dispiace, perché secondo me la squadra è stata veramente costruita in maniera ottimale. È logico che sicuramente anche lì si parla di pressione, sicuramente diversa dalla nostra, però purtroppo, come dicevo prima, lo sport non risparmia nessuno, tra virgolette, quindi chi mette in campo la pallavolo migliore, chi mette in campo spesso magari anche semplicemente il divertimento può stupire, perché comunque spesso quando sei sciolto nel fare le cose ti autosorprendi anche spesso delle cose che puoi mettere in campo, riesci a mettere in campo. Mi dispiace veramente tanto, perché comunque, ripeto, sono tutti ragazzi che veramente in palestra danno corpo e anima. Però è inevitabile che qualcosa sia accaduto, perché certo, una squadra che ha dominato la stagione. Assolutamente, è palese, però purtroppo, ripeto, a maggior ragione, già faccio un po' fatica comunque a esternare qualcosa per quanto ci riguarda, per cui insomma, e l'ho vissuta io in primis, a maggior ragione non posso permettermi di dire più di tanto, perché no, ovviamente non sono nello spogliatoio, non so le dinamiche, però sì, sicuramente qualche ingranaggio non deve essere poi... Sì, non ha funzionato. Non ha funzionato, effettivamente. Ecco Giorgia, ma anche tu hai avuto un po' comunque la sensazione, no? Che qualcosina nelle ultime settimane nel gruppo SIR non funzionasse, fosse un po' scarichi qualcosa, come accennava Giorgio. Perché poi è stato proprio un tracollo, non è? Si possono perdere delle partite, ci può stare, ma loro in un mese hanno dilapidato una stagione che tenevano in mano: Coppa Italia, Champions League, Scudetto. Avevano, se non altro, la possibilità, viste le loro potenzialità, di arrivare in fondo. Poi si può vincere, si può perdere, invece questo è stato proprio un fallimento totale. Beh, sicuramente si è inceppato qualcosa, perché ovviamente non passi dall'aver vinto 22 partite 33 consecutive e poi appunto non riesci a vincere, ma in quel momento, come alla fine ci siamo passate noi durante l'anno, quando inizi a perdere, sì, e non riesci a far scattare il meccanismo della vittoria, è difficile poi uscirne, specialmente loro comunque che sono a un livello altissimo anche loro, è normale. Poi quando ci si gioca in gare così, alla fine gara 5 è una gara a sé, come può essere una finale, quindi poteva vincere Milano che ha messo in campo... Però il fattore mentale, tu dici, ha giocato un ruolo fondamentale. Sicuramente. Oh, io ho parlato di fallimento totale, ma il presidente Gino Sirci invece proprio... subito dopo gara 5 ha un'altra opinione, vediamo, poi ne parliamo con voi. Se tu mi chiedi com'è andata la stagione, ti dico io voto 6, perché vincere un campionato del mondo è una supercoppa, sono su 5 trofei, praticamente 3, beh 2, quindi secondo me io voto 6, quindi anche 6,5. E allora, a dispetto della delusione generale, lui, il presidente, parla di una stagione da 6,5. Che dire? Sicuramente, insomma, due trofei sono stati portati a casa, quindi è questa vero, è una certezza. È innegabile. E nessuno li potrà mai togliere, ecco. E sicuramente, ripeto, come anche dalla nostra parte, probabilmente le aspettative erano alte e altre. E, però, ripeto, alla fine... ci sono mille fattori che entrano in gioco comunque in campo. Ripeto, noi veniamo sempre visti da fuori come giocatori, però c'è anche il lato persona. E quindi ovviamente bisogna sempre poi, si dovrebbe analizzare più a 360 in maniera più globale la cosa.
Io l'unica cosa che posso dire è che veramente mi dispiace, perché insomma avevano veramente delle ambizioni alte ed è sempre insomma un dispiacere, immagino, enorme quando poi si vede un po' sfumare quelli che potevano essere i propri obiettivi comunque ravvicinati o comunque della stagione, ecco. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Di Sir torneremo naturalmente a parlare, anche perché poi la stagione non si è conclusa, adesso partono i playoff per il quinto posto, è chiaro che però dà accesso alla Challenge Cup, insomma, una competizione minore rispetto alla Champions, però è sempre una competizione europea. Giorgia, ti piace andare in bicicletta? Ci vai, no? Raramente. Allora adesso ci vedi, no, te lo chiedevo perché invece è stato un evento di ciclocross estremo, ma veramente molto spettacolare, che si è tenuto in Umbria nei giorni scorsi, allora ne abbiamo un resoconto in questo servizio. La pioggia è